Ciao ragazze, allora oggi un nuovo video e vi parlerò di un prodottino Bottega Verde. Ultimamente sto acquistando parecchio da Bottega Verde perché comunque sono iscritta alla loro tessera e quindi mi arrivano sempre delle promozioni. Ad esempio questo di qua vi faccio vedere. Vedete, arrivano queste cartoline con dentro tutte le varie promozioni. Questa è un po' inutile perché devo acquistare per forza 4 cosmetici, però a 20 euro, cioè totali 4 cosmetici vengono 20 euro, 5 euro a prodotto, che sono dei prodotti alla fine abbastanza validi, quindi converrebbe anche, però non mi interessa niente di ciò. Comunque, praticamente mi arrivano a casa queste cartoline e solitamente spendendo un tot e aggiungendo una piccola cifra regalano sempre qualcosa. Io infatti con queste cose da Bottega Verde sto collezionando un sacco di prodottini, dalla valigetta sempre marroncina, mi sembra che una volta ve ne ho parlato, poi degli occhiali da sole, poi ad esempio tante piccole cose ma utili e carine con poco. L'ultima volta praticamente la ragazza di mio fratello doveva comprare delle cose, mi ha dato la mia tessera e praticamente siamo andati a comprare queste cosine e c'era con una spesa minima di 10 euro, un contributo di 2,40 euro, davano un completino della Naio Leari ed è pantaloncino questo e la magliettina. Vedete, ha questo scollo tutto ondulato, è della Naio Leari, vedete? Ed è praticamente blu con questi fiorellini bianchi. Fantasia, è pure semplice, carina e mi è piaciuto tantissimo. Niente, questo è una, gli dovevo far vedere questo. E poi comunque io avevo un altro cartolino e praticamente c'era lo sconto del 50% su un prodotto corpo e io ho voluto approfittarne per prendere una crema anticellulite. Questa è una CryoCell crema gel effetto freddo con caffeina per anticellulite resistente, riduzione buccia d'arancia per il 65%. Questa è la linea anticell più. Allora, come il prezzo veniva a 26,90 mi sembra, una cosa del genere, quindi io l'ho presa alla metà, mi è sembrata una buona occasione da cogliere. Ed è un 200 ml se non sbaglio. Aspettate che l'apro. Questa è la confezione. Eccolo, al contrario. Dovrebbe essere, sì, 200 ml, sì. Vedete, è un 200 ml con scadenza 12 mesi. Allora, vi spiego un po' come si applica. Si applica una o due volte al giorno sulle zone interessate, massaggiando fino a completo assorbimento. Allora, io infatti la applico appunto due volte, un po' sporca. Comunque, la applico una o due volte al giorno. Vi spiego un po' che cosa c'è scritto qui. Allora, rinfrescante, allora, appunto è un effetto freddo, quindi adatto in questo periodo pure. E comunque c'è scritto che si suggerisce di eseguire l'applicazione lontano dai pasti, quando il corpo non è rallentato dalla digestione. In questo modo si ottimizza l'effetto dei principi attivi. Infatti solitamente la metto o comunque nel pomeriggio verso le 4 o le 5 che già ho comunque digerito pranzando a luna, o comunque prima di andare a letto nella tarda serata. Io c'è da premettere che alle creme anticellulite non ci credevo molto, ma perché? Perché comunque mettere una crema anticellulite però si continua a mangiare male, non si fa movimento, secondo me non fanno assolutamente niente. Dato che adesso ho intrapreso una dieta, sono andata proprio da una nutrizionista dietologa, comunque mi ha prescritto una dieta apposita per me e sto facendo un po' più di movimento, diciamo così, e una buona crema comunque secondo me
va bene applicata appunto seguendo una dieta, seguendola bene appunto come sto facendo io. Quindi mi è sembrato il momento opportuno perché altri anni, come anche in altri video, avevo fatto vedere che appunto avevo comprato queste creme, ma secondo me non hanno nessuna efficacia se non si tolgono dei determinati cibi, come può essere il sale, deve essere un po' diminuito, non deve essere mai eccessivo, oppure la maionese, Joy. Ecco, la mia cagnolina sempre presente in ogni video, ma comunque bisogna evitare appunto maionese, ketchup, tutti questi alimenti che tendono a creare la cellulite. Io per adesso appunto sono alla terza settimana di dieta e quindi penso che la dieta e la crema possano avere un buon effetto, un effetto reale. Anzi, se vi interessa, posso fare anche una sorta di videovlog e farvi vedere un giorno di dieta come lo passo io. Vi faccio vedere un po' cosa mangio, cosa faccio, appunto, la mia dieta. Magari un giorno soltanto, non tutte e sette. Quindi, se vi interessa, scrivetemi un commentino qua sotto e vediamo se magari vi riesco ad accontentare. E niente, quindi, questa è la crema. Il contenuto vi faccio vedere. Celestino, vedete già l'ho usata parecchio perché era proprio fino all'orlo. Ne applico una buona quantità perché ho notato che applicandone poco non sento quell'effetto ghiaccio proprio sulla gamba, quindi ne applico un bel po' e massaggio per qualche minuto. Devo anche provarla, diciamo, con il massaggiatore anticellulite pure, per vedere appunto se ha un effetto ancora maggiore, se penetra ancora di più. Quindi questa è la crema. Una semplicissima crema, ha un odore diciamo alla fine gradevole, niente di speciale, però neanche di fastidioso. E niente, quindi questa dovrebbe diminuire appunto l'effetto a buccia d'arancia e diciamo che io la vedo un po' più tonica la pelle, però diciamo che ancora è un po' presto perché la uso da circa 2 settimane, appunto ho quasi 3 da quando ho cominciato la dieta, quindi devo ancora vedere se realmente funziona, però sicuramente ho la pelle un po' più tonica, più anche morbida, liscia, sì, però anche un po' più tonica ce l'ho. Però comunque per vedere proprio la diminuzione della pelle a bucce d'arancia devo secondo me aspettare ancora un pochino. E niente, quindi questa è la crema anticell più della Bottega Verde. E niente, quindi io ho finito, però sicuramente ci saranno altri video su Bottega Verde perché sono dei prodotti che sto usando parecchio in questo periodo. Sto provando la crema per i talloni secchi, che appunto è di mia madre, però la uso anche io. E comunque ho altri buoni sconti da utilizzare in questo mese. Appunto, penso che prenderò pure il gel detergente. Ho visto un bel po' di cose carine. Quindi, se anche voi non siete iscritte, scrivetevi la card. Alla fine, basta fare un piccolo acquisto, ve la fanno. E ci sono tanti bei regalini. Comunque, arrivano spesso queste cartoline a casa. Quindi, secondo me è un buon meccanismo. Certo, ti invogliano sempre a comprare, però vabbè. Comunque, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Grazie per avermi ascoltata. Ciao, un bacio.